rinnovare l'intesa tra la cattedrale e la piazza, confermare il patto di collaborazione tra Chiesa e società civile per aiutare la città a proseguire il proprio cammino verso un futuro di speranza. Sono le parole dal sapore di promessa che l'arcivescovo metropolita di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, ha pronunciato nella cattedrale dedicata a San Cataldo che ha segnato l'avvio del suo episcopato. Gli interessi prioritari siano quelli di Dio, da difendere nei poveri, nei malati, nei disoccupati, negli ultimi. Per questo rinnoviamo il patto di collaborazione, per portare Taranto sulle prime pagine delle cronache nazionali, per farne conoscere le bellezze, il progresso che essa compie, le opere che le danno onore. E la città ha accolto il nuovo pastore con entusiasmo. A lui si è rivolto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che ha auspicato la vicinanza dell'arcivescovo alla città che, ha detto il primo cittadino, sta vivendo un momento di cambiamento, trasformazione ed è bene che lui ci sia accanto. Da Don Ciro, come ci piacerà chiamarlo, ci aspettiamo anche molta attenzione al nuovo fermento che Taranto ha, a queste trasformazioni che sta vivendo nell'ottica di, come dire, emanciparsi da quella monocultura industriale che tante ferite sociali, economiche, ambientali ha recato a questa città. Questa è una città ormai tutta nuova che non vive più solo di Ilva e non vuole parlare solo di Ilva, e credo che Don Ciro saprà interpretare bene il sentimento di questi tempi della comunità. Monsignor Miniero è a Taranto da più di un anno e ha imparato a conoscere la città e le sue problematiche spiegate e affrontate anche dai giornalisti pronti a raccontare del nuovo arcivescovo. Mi sembra molto importante questo richiamo al patto tra la cattedrale e la piazza, quindi questa unione di chiesa e comunità per, come ha detto Monsignor Miniero, per narrare la bellezza di Taranto, perché Taranto possa essere sulle prime pagine dei giornali per la propria ricchezza, per le proprie qualità positive. Gli 11 anni alla guida dell'arcidiocesi da parte di Monsignor Filippo Santoro sono stati pieni di appelli rivolti alla tutela dell'ambiente, del diritto alla salute e al lavoro, con la costante richiesta di riconvertire il siderurgico per permettere alla città di Taranto di emanciparsi dalla monocultura dell'industria. Vedete questo mare bellissimo, proprio in questi angoli a quelle gru sono accadute delle morti e io ho celebrato i funerali, una cosa tristissima, cioè non si può lavorare per morire, per cui bisogna mettere in primo luogo proprio la sanità dell'ambiente e poi anche un'inversione di rotta nella produzione e sostenere allo stesso tempo il lavoro, ma è tanti giovani che vanno fuori. Allora il mio successore ha come compito quello che ho fatto io, nel senso di una cura della pastorale, l'annuncio di Cristo come luce e salvezza della vita, ma anche un'attenzione di stimolo, perché io non ho lavorato a fare le soluzioni tecniche, che tra l'altro, ma ho insistito perché si facessero.